Allora, buonasera, grazie per la pazienza che avete dimostrato. Siamo qui finalmente, possiamo cominciare. Allora, io sono Alberto Melotto, sono il segretario organizzativo di questa associazione che ci teniamo a presentare, che si chiama Alter Lab. Infatti questi che facciamo in giro per l'Italia, ne abbiamo fatto uno a Torino 3 settimane fa, sono i primi incontri della nostra associazione che è nata da circa 6 mesi, ecco. E noi siamo un'associazione culturale e politica che intende fare prima di tutto, diciamo, una sorta di elaborazione politica sia al nostro interno che all'esterno, dialogando anche con altre associazioni, con semplici cittadini. Il tema di oggi è quello della politica economica e quello anche del sovranismo. Diciamo che vogliamo lasciare, mettere non troppi paletti alla discussione di oggi. Sicuramente avremo modo di parlare anche di quali potrebbero essere gli strumenti atti a uscire dalla situazione un po' stagnante che c'è attualmente in Italia. Ci teniamo a ragionare con il professor Paolo Benchi e con Giulietto Chiesa di che cos'è veramente il sovranismo, ovvero al di là delle etichette, no? Al di là di quelli che poi possono essere un po' come dei cartelloni pubblicitari che noi vediamo qua e là nel mercato della politica, che cos'è veramente il sovranismo. Noi siamo convinti che sia un qualche cosa con cui dovremo comunque confrontarci, no? Potrebbe essere in un certo senso come una scatola che però vada arricchita dei contenuti, vada riempita. Vorrei parlarvi innanzitutto di quella che potrebbe essere, quella che dovrebbe essere l'architettura della futura Europa, l'Europa che al momento ancora non esiste. Il professor Becchi, non molto tempo fa, ha pubblicato sul quotidiano Libero una sorta di manifesto, no? Del sovranismo europeo, un vero e proprio appello. E noi da parte nostra come associazione abbiamo un'altra proposta che non è per nulla in contrasto con quanto dice il professor Becchi, anzi, il dialogo può essere proficuo. Noi intendiamo parlare di una Costituzione europea che vada a sostituire quelli che sono gli attuali trattati europei. Prima di parlarne però do la parola a un'altra persona che fa parte della segreteria di Alter Lab, Marco Martini, che è qui di Genova. Grazie. Unisco ai saluti, anzi prevalentemente farò questo, nel senso che Alberto più o meno ha già spiegato il senso del nostro incontro. Aggiungo soltanto alcuni dettagli organizzativi. Ci sarà un prossimo incontro sempre promosso dalla nostra associazione a Firenze il giorno 3 maggio con il professor Franco Calvini e con Giulietto Chiesa. Per quanto riguarda invece la nostra assemblea, la nostra riunione di oggi, faremo in questo modo: dopo gli interventi e le relazioni dei nostri due relatori, ci sarà uno spazio dedicato alle domande, faremo in modo di far parlare tutti quelli che vorranno fare domande, hanno richiesto di fare osservazioni, però tenete conto di restare in tempistiche brevi, diciamo sui 5 minuti massimo a intervento, perché altrimenti non credo che riusciremo a fare un qualcosa di ordinato. Poi io e Alberto vediamo di moderare la situazione, ecco, quindi volevo solo dare questo input organizzativo per la giornata. Adesso ripasso la parola a Alberto e ai relatori. Perfetto, allora cominciamo a sterilizzare un po' l'argomento Europa. Sono sicuro che fra tutti quanti siamo qui presenti in questa sala non ci sia nessuno che provi dei sentimenti di ostilità verso questo o quell'altro popolo europeo. Evidentemente al tempo stesso possiamo dire che ben pochi fra quanti siamo possiamo apprezzare l'Europa così come adesso è stata portata avanti dai governanti negli ultimi 30-40 anni. Evidentemente costruita com'è intorno a questo totem, no, del debito pubblico, non è in grado assolutamente, non ha nemmeno la volontà di favorire quelle che sono le popolazioni europee, intende favorire quelle che sono le elite finanziarie dei mercati. Le stesse istituzioni europee che dovrebbero essere democratiche in realtà non hanno tutto questo peso nel portare avanti le decisioni politiche. Adesso il 26 maggio avremo
le votazioni per il no del Parlamento europeo, il quale però ha ben poco peso specifico, ha ben poca possibilità nei rapporti di forza effettivi di avere una sua valenza. Questo perché poi sono i rappresentanti dei diversi governi singoli dell'Unione Europea che poi decidono effettivamente. La nostra proposta in breve è questa: occorre ridiscutere da capo quella che è l'architettura europea e quindi arrivare alla elezione di una vera e propria assemblea costituente, che potrebbe essere formata da 100 deputati. Una volta redatto il testo, occorrerà poi che questo testo venga sottoposto a referendum in ciascuno dei paesi europei. Ovviamente questo dovrà essere un percorso partecipato in cui tutte le associazioni libere di cittadini, non sto parlando di lobby ma di autentiche associazioni che sono dedicate all'educazione civica, quindi al rispetto della natura e dei diritti del lavoro per esempio, dovranno avere un loro ruolo in questo infiere, in questo processo democratico. Ecco, questa era la nostra idea che volevamo proporre a tutti voi. Adesso però volevo cominciare a portare in causa il professor Paolo Becchi, perché innanzitutto non posso esimermi dal chiedergli quale può essere anche il suo giudizio su questo governo così fuori dagli schemi che è nato nella burrascosa primavera del 2018, dopo due o tre mesi di trattative esasperanti un po' per tutti quelli che erano sia dentro il palazzo ma soprattutto fuori. Questo governo ha saputo veramente operare un cambio di marcia all'interno di quella che è la continuità di un paese come il nostro, che comunque è fra i più importanti dell'Unione Europea e tra i fondatori, e ahimè sempre meno, ma comunque possiede un tessuto industriale, o possedeva comunque un solido e importante tessuto industriale. Comincerei allora a chiedere al professore come è nata l'idea di proporre un manifesto sovranista e se può cominciare a delinearci qual è la sua idea di sovranismo. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Io sono sempre disponibile alla discussione, mi fa piacere, perché quello che mi sembra manchi nel nostro paese al momento e nella nostra fase è un'esperienza di cultura politica. Ormai tutto avviene molto rapidamente attraverso l'uso dei social, oppure anche attraverso l'uso in maniera diversa degli altri media tradizionali, cioè la televisione, i giornali, però quello di cui io sento molto la mancanza al momento in Italia è una manifestazione di cultura politica. Se tu vuoi effettivamente rivoluzionare il paese, e sto pensando al cambiamento sicuramente di grande rilievo, di grande importanza che c'è stato nel nostro paese con le ultime elezioni, teniamo presente che al governo ci sono due forze politiche che rappresentano una carica innovativa notevole. Questo non riguarda solo il Movimento 5 Stelle, che sappiamo è un movimento nuovo, ma anche la Lega, perché la Lega ha subito nel corso degli anni una trasformazione, per cui stiamo parlando sì sempre della Lega, ma non è la Lega delle origini, è una Lega diversa, che può avere un rapporto di continuità con il passato, però comunque è un altro movimento. Ecco, dall'insieme, dall'unione di queste forze è nata un'esperienza nuova, questo non possiamo negarlo, e forse era proprio questo che volevano i cittadini, perché i cittadini cosa hanno fatto? Hanno votato al nord in prevalenza Lega e hanno votato al sud in prevalenza Movimento 5 Stelle. Sotto un certo profilo questo governo rappresenta una sorta di unità nazionale, perché mette insieme nord e sud. Che ci sia stato un cambiamento? Beh, il cambiamento non lo si vede ancora. Che ci stiano provando, questo sì. Se qualcheduno dice ma in 9 mesi non si può pretendere tanto, io la mia risposta è che in 9 mesi può anche nascere un bambino, di solito anzi nasce in 9 mesi un bambino. Qui al momento non abbiamo ancora visto questa nascita, probabilmente ci vorrà sicuramente più tempo, però in ogni caso siamo di fronte a un'esperienza nuova che è andata incontro a notevoli difficoltà. Abbiamo visto quanto tempo ci è voluto per
per giungere alla formazione di questo governo, le difficoltà che questo governo, la formazione di questo governo ha dovuto superare. Quindi direi che siamo di fronte a un'esperienza nuova. Io in questo libro Italia Sovrana, che è stato pubblicato qualche mese fa, proprio nella prima parte del libro l'intitolavo L'Italia ci riprova. C'è un tentativo, noi non sappiamo bene come andrà a finire, però c'è il tentativo effettivamente di fare qualche cosa di nuovo, di un cambiamento. Questo secondo me è il dato di fatto importante. Ecco, però una rivoluzione o un cambiamento radicale, rivoluzione è forse un termine troppo forte, Giulietto Chiesa mi diceva, insomma, parlare di rivoluzione, insomma, non siamo di fronte ai bolscevichi, no, questo sicuramente non è questa la situazione attuale, ma insomma sono anche cambiati i tempi. Un grande cambiamento della situazione politica ha bisogno di un supporto, a mio avviso, culturale, di un supporto di elaborazione scientifica. Vabbè, questo l'avrebbe detto lotta comunista, ritiro, ma diciamo di una dottrina, oggi potremmo parlare di una visione politica complessiva, no? Alcuni dicono no, non è vero, i tempi sono cambiati, di dottrina non c'è più bisogno. Ecco, io su questo sono abbastanza contrario. Io non credo che se ci si limita ai tatticismi e non si elabora una strategia e non si possiede una dottrina, difficilmente si potrà andare lontano. Cioè tu puoi avere sicuramente un movimento, un'onda lunga, e su questa onda lunga puoi anche ottenere per un certo periodo dei risultati, però poi questa onda lunga finisce se non c'è un supporto, una elaborazione e di pensiero ideologico. È vero che i movimenti populisti normalmente, o sovranisti, poi vi spiegherò la differenza, tendenzialmente questi movimenti sono contrari al mondo intellettuale, non vogliono avere rapporti con gli intellettuali, eccetera. Perché? Perché l'intellettuale ha sempre svolto una figura elitaria, no? Il popolo contro le elite, e quindi il popolo non ha bisogno di elite. E però se non si crea all'interno del popolo una certa elaborazione culturale, alla fine, ripeto, il risultato può apparire insoddisfacente. Da qui il tentativo, da cui nasceva il mio libro, di spiegare quale potrebbe essere questo nuovo approccio politico. E noi abbiamo diverse dottrine politiche, no? Le più importanti le conosciamo tutti, il liberalismo, quello che oggi invece è una sua, alcuni dicono, derivazione malata, eccetera, comunque il neoliberalismo, il fascismo, il comunismo, queste sono le grandi ideologie che un po' hanno impregnato tutto il Novecento. Queste ideologie in larga parte sono state superate. Io ho cercato nel libro, in questo libro in particolare, Italia Sovrana, di spiegare la nascita di una nuova possibile ideologia, il sovranismo. Ma il sovranismo, perché il sovranismo dovrebbe essere considerato una nuova ideologia politica? Tutti sanno lo Stato è sovrano, dov'è il problema, no? La sovranità è stabilita, appartiene al popolo, bla bla bla, no? Però, ma siamo proprio certi che la sovranità appartiene al popolo? Cioè, voglio dire, a parte l'espressione prima della Costituzione, poi quasi sempre non è questo che conta quanto che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Non è tanto che si insiste sulla sovranità popolare, quanto sui limiti che vengono posti poi dalle Costituzioni e quindi dallo Stato. Lo Stato che pone dei limiti all'esercizio della sovranità popolare. E allora mi sono chiesto, ma come nasce questa idea della sovranità popolare? In realtà la sovranità inizialmente non era per niente popolare. La sovranità nasce filosoficamente nelle teorie, adesso la faccio breve, chi vuole potrà approfondire nel libro. La sovranità nasce dalle grandi, diciamo, opere
da un lato di Baudin e dall'altro lato di Thomas Hobbes. Che tipo di sovranità è questa che emerge durante il Seicento in Europa? L'idea di sovranità che emerge è una sovranità forte, leviatanica, di un potere assoluto, indissolubile, indivisibile, no? La sovranità è questa. Con cosa si identifica la sovranità? Con il grande Leviatano, con lo Stato. Prima le monarchie assolute, poi quindi il re e il suo potere della monarchia assoluta, poi lentamente la sovranità diventa sovranità dello Stato. La sovranità è una sovranità statale. E badate, questa costruzione della sovranità statale in realtà è quella che domina tuttora. Se voi andate a prendere un po' tutti i manuali di diritto costituzionale attuali, vedrete che nessun manuale di diritto costituzionale parte dall'idea di sovranità popolare. Tutti partono dall'idea della sovranità dello Stato. Se voi volete avere qualche riferimento alla sovranità popolare, dovete andare a leggere i testi degli anni 50 di Crisafulli, di Costantino Mortati, eccetera. Ma quello che si insegna oggi nell'università di diritto costituzionale, il popolo non ha nessuna funzione. Voi potete prendere dei manuali di diritto pubblico, come ho preso ieri per curiosità mia, negli indici la parola popolo non compare neanche. E allora io mi sono chiesto, ma proprio questa è l'idea di sovranità? No, ecco, secondo me c'è un'altra idea di sovranità che è stata dimenticata e che tuttavia potrebbe ritornare ad essere attuale. Non c'è soltanto Baudin e Hobbes, ma dall'altra parte c'è una linea diversa, la linea althusiana, Althusius, che all'inizio del Seicento nella politica dice no, guardate che questa idea di sovranità è totalmente sbagliata, parte dall'alto e va verso il basso. Ma noi dobbiamo avere un'altra idea di sovranità, la sovranità parte dal basso e va verso l'alto, comincia dai comuni, dalle associazioni locali, eccetera, eccetera, si modifica, cresce ulteriormente in associazioni sempre più grandi e giunge alla fine allo Stato. È completamente sballato il modello hobbesiano. Hobbes vince e gli Stati nazionali, gli Stati, si formano su questa idea di sovranità leviatanica. Questa idea di sovranità leviatanica oggi è chiaramente in crisi. È fuori discussione che sia in crisi. E allora che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo distruggere gli Stati nazionali? No. Io penso che gli Stati nazionali, che stanno ritornando ad avere un'importanza notevolissima, devono essere riformulati su una diversa idea di sovranità, che è questa sovranità che ho chiamato debole per distinguere dalla sovranità forte di natura leviatanica. Una sovranità quindi debole che parte dal basso e che quindi diventa, si può coniugare insieme a una concezione federalistica dello Stato. Tant'è vero che se andate a vedere in qualsiasi manuale di filosofia politica, Althusius viene considerato un po' il padre del federalismo. Da qui il mio tentativo di leggere la trasformazione dello Stato, dallo Stato nazionale, in questo senso nel libro. Sovranismo. Il sovranismo, a mio avviso, oggi dovrebbe essere questo, un recupero dell'idea di sovranità non più a partire dallo Stato, ma a partire dal popolo. E allora chi ha fatto riferimento al mio manifesto avrà notato che, vabbè, lo stile ironico, no? Che comincia col manifesto del Partito Comunista del 1848, no? Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo spettro del sovranismo, non del comunismo. È chiaro che ho fatto un'operazione così, un po' divertente se vogliamo, però la centralità di quel manifesto è l'idea dei popoli. Tant'è vero che quel manifesto si conclude con una carta dei diritti dei popoli europei. Perché? Ma abbiamo diritti da tutte le parti. Abbiamo diritti degli animali, abbiamo diritti delle piante, abbiamo i diritti ovviamente delle persone, abbiamo i diritti poi delle persone, ma sì, non so, dei malati, dei bambini, delle donne, degli handicappati. Abbiamo diritti che si sono, l'età dei diritti di cui parla Norberto Bobbio, che si sono estesi all'infinito, ma non abbiamo diritti dei popoli.
Da qui la mia idea di presentare una Carta dei diritti dei popoli europei come manifesto per le elezioni europee. Ovviamente questo è, alcuni hanno detto ma questo è il manifesto della Lega, alcuni hanno detto no, non può essere il manifesto della Lega. A me non me ne frega niente di chi sia il manifesto, io l'ho scritto e l'ho offerto pubblicamente. Se qualcheduno trova queste idee stimolanti, bene, se no pazienza, io l'ho lasciata alla discussione, perché secondo me al momento attuale in Italia la discussione è ad un livello bassissimo, e quindi ho cercato di alzare il livello con questo manifesto che non a caso ha pubblicato Feltri su Libero, perché come sapete io non posso né scrivere su altri giornali, sapete il gruppo Gedi ha vietato che il mio nome compaia in qualsiasi giornale, e quindi tutti Repubblica e tutto quello che c'è dietro, e il mio libro non può neanche avere diffusione. Il libro è stato pubblicato ma non ha nessuna promozione, nessun tipo di promozione, perché e beh, è chiaro, Sterling e Kuffer sì, ma la promozione spettava Mondadori, e Mondadori quando ha visto quel libro ha preferito evitare qualsiasi promozione del libro. Ora trascuriamo il problema del libro, che è del tutto secondario, però il problema invece sono le idee, e le idee secondo me è questa, e va in senso diverso dalla vostra proposta, del vostro laboratorio politico, perché voi volete ripetere un'esperienza che a mio avviso è stata fallimentare. L'idea di creare una Costituzione europea è fallita. Perché? Ma perché i popoli di fronte, quando potevano votare, penso all'Olanda, penso soprattutto alla Francia, entrambi hanno votato no alla Costituzione europea. Perché? Perché è evidente che quel tipo di Costituzione andava nella direzione degli Stati Uniti d'Europa, cioè l'idea che gli Stati nazionali, che già hanno perso potere attraverso il Trattato di Maastricht, avrebbero perso definitivamente potere con la Costituzione. Da qui, sapete benissimo, la Costituzione è stata trasformata in trattato, cioè ci hanno rifilato quella che era la Costituzione europea, perché non era stata approvata dai popoli, sotto forma di trattato. Ora, ripetere questa esperienza, tenendo presente che questa esperienza si basava proprio sulla neutralizzazione dei popoli, secondo me è sbagliato. Allora qual è l'alternativa che io propongo sia nel manifesto sia nel libro, e in un libro che è uscito anche adesso più divulgativo, è uscito un libro Europa, che è centrato sull'Europa, Europa Quo Vadis, se lo trovate qui, se qualcuno lo vuole vedere, in cui io avanzo un'altra idea, l'idea non di una federazione ma di una confederazione. La federazione annulla le sovranità nazionali, no? Nell'ambito di questa sovrastruttura che sarebbe l'Unione Europea, no? La mia idea invece è quella di ritornare da Maastricht a Roma, allo spirito di Roma, non tanto per voler riprendere i trattati di Roma, non sto dicendo questo. Lo spirito di Roma però qual era nel secondo dopoguerra? Mettiamo insieme le cose più importanti e cerchiamo di andare insieme su queste cose. Per il resto gli stati nazionali mantengono la loro indipendenza e la loro autonomia. Il percorso che è cominciato da Maastricht invece mirava, e che si è concluso con il Trattato di Lisbona, mirava proprio ad una sovversione rispetto a quel processo che era cominciato con i Trattati di Roma. Cioè l'idea che alla fine non ci dovessero essere più italiani, polacchi, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera, ma soltanto europei. Ora, il rischio in questa situazione, consentitemelo, è che alla fine non ci saranno né italiani, né polacchi, e neppure europei, perché se pensiamo all'idea dell'immigrazione clandestina, come si è sviluppata in Europa, beh, alla fine potremmo avere veramente non più polacchi, italiani, eccetera, ma neanche europei, ma quella nuova razza di cui parlava Kalergi, quando diceva che l'Europa si sarebbe dovuta aprire soprattutto all'Africa. Ora, io credo che i nostri paesi europei, i nostri popoli europei siano legati da fondamentalmente tre grossi elementi.
la cultura greca, la filosofia greca, il diritto romano e il cristianesimo. Questi sono i tre elementi costitutivi dell'Europa. Un'Europa del futuro potrà basarsi soltanto su questi tre elementi, certamente arricchendoli, certamente non discriminando altre popolazioni, ma gli elementi che contraddistinguono i popoli europei sono questi, fondamentalmente. Le radici dei popoli europei, di tutti i popoli europei, sono fondamentalmente questi. Da una parte la cultura greca, la filosofia greca, dall'altra parte il diritto romano, perché è vero che noi abbiamo oggi un diritto diverso, un diritto codificato, eccetera, ma quali sono le grandi categorie fondamentali del diritto civile se non quelli elaborati dal diritto romano? Cioè, questo non lo possiamo negare, nessuno credo che possa negare una cosa del genere. E d'altra parte il cristianesimo si è sviluppato sicuramente a Roma e si è sviluppato sicuramente poi in Europa. Quindi io credo che il futuro, se ci sarà un futuro dell'Europa, potrà essere soltanto ritornando alle proprie radici e togliendo questa idea di creare Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa non ci saranno mai perché le diversità nazionali sono troppo profonde. Noi non potremo mai diventare come vogliono alcuni, come gli Stati Uniti d'America. Lì c'è stata una costruzione di un certo tipo, ha funzionato, eccetera, ma noi non lo potremo mai diventare allo stesso modo. Ma al contempo noi siamo chiamati, a mio avviso, ecco, qui mi distingo da quello, Stato nazionale, chiudiamo i confini, Moria, questa gente qui, no? Casa Pound, eccetera, chiudiamo tutto, Stato autarchico, non abbiamo più rapporti con nessuno, chiuso da tutte le parti, quello che produciamo mangiamo e via di... No, non è questa la mia idea, assolutamente. Quello che io sto dicendo è un'altra cosa. Possiamo svolgere un ruolo in Europa perché l'Europa è un grande spazio in un contesto globale. E questo contesto, noi possiamo criticare il globalismo sicuramente, ma non il contesto globale. Noi abbiamo a che fare con uno grande spazio, l'Euroasia, e soprattutto la Russia, abbiamo a che fare con gli Stati Uniti d'America, abbiamo a che fare con una grandissima potenza emergente che mette in evidenza ormai il declino dell'Occidente, il declino atlantico, la Cina, e l'Europa è chiaro che può svolgere un ruolo, io spero, di pace, di pacificazione in questo contesto globale. Ecco perché la chiusura in senso nazionale non ha alcun significato. Dobbiamo certamente restare in Europa, ma un'Europa dei popoli, non un'Europa così come è stata costruita a partire dai trattati di Maastricht e poi soprattutto del trattato di Lisbona. Evidentemente con queste mie ultime battute sul contesto globale, voglio lasciare direttamente la parola a Giulietto Chiesa, perché certamente su questo credo che lui abbia molte cose più di me da poter dire, ecco. In questo senso, grazie. Allora, lasciamo la parola a Giulietto Chiesa, volevo soltanto fare un'aggiunta, visto che Sordecchi ha parlato di multilateralismo e le recentissime vicende, mi riferisco alla vicenda di Assange, ci fanno parlare anche di un altro problema fondamentale, ovvero qual è il rapporto dell'Europa in quanto tale con l'alleato scomodissimo che sono gli Stati Uniti d'America, perché mi sembra che si fa un gran cianciare di libertà qua e là sui giornali, su tutto mainstream, ma poi in realtà dobbiamo sempre accodarci a fare quello che ci viene ordinato da questo appunto scomodo alleato. Sì, intanto io coglierò molte cose che il professor Becchi ha detto. C'è molto da discutere, su molte questioni sono d'accordo, su altre meno. Partirei da considerazioni di carattere appunto strategico. Comunque, prima di questo voglio dire una cosa. Sono d'accordo molto col professor Becchi sul punto della cultura, che poi è il discorso della visione del mondo. Il dibattito italiano è molto depresso. C'è nessuno che parla di cose serie, nessuno che alza la fronte e guarda al mondo. E questo dice già tutto della situazione nostra. Se noi non avremo
una visione della crisi mondiale nella quale siamo, non potremo neanche lontanamente pensare di unificare le forze esistenti, che sono molte, a cominciare da quel 60% che ha eletto la maggioranza governativa che regge il Paese. Le forze ci sono, ma sono confuse, in gran parte ignoranti nel senso etimologico del termine, cioè nel senso che la gente non sa dove andare. Il voto del 4 marzo è il voto di un paese assolutamente privo di un centro di gravità intellettuale. Quindi una delle questioni da fare è costruire questo centro di intellettuale. Noi abbiamo perduto in tutto quello di positivo che c'è stato nel XX secolo, abbiamo perduto la cultura di massa. Perduto. Insieme ai partiti di massa se n'è andata la cultura di massa. E siamo arrivati tutti molto ignoranti. E sono 40 anni che nessuno forma il popolo italiano. Non solo, ma sono 40 anni che attraverso tutti i governi che si sono succeduti c'è stato quasi, non lo so se un vero e proprio disegno, ma comunque il risultato è stato questo, di abbattere il tenore intellettuale collettivo del paese, non solo quello degli intellettuali, ma di tutti. Siamo tutti più ignoranti di prima. In questo contesto, quindi, il problema di ricostruire una visione di insieme che il professor Becchi sollecita, e io lo faccio proprio, bisogna vedere se riusciamo a costruire un comitato, un gruppo, una forza, uso il termine, un centro di gravità attorno al quale si possa ragionare insieme tra tutte le componenti sane di questo paese. Ce n'è molta, c'è molta conoscenza in questo paese, c'è molta, non lo dico per retorica, c'è molta capacità inventiva, c'è molta tradizione. Noi viviamo in un paese meraviglioso. Camminando per strada noi vediamo delle cose che nessun altro popolo è riuscito a costruire, la nostra architettura, centinaia di cose splendide derivano dal fatto che abbiamo un'eredità nostra, non siamo capaci di esprimere naturalmente in questo momento, ma bisogna ricordarci che queste cose ci sono state e fanno parte della nostra tradizione, poi ne parlerò brevemente dopo. Quindi d'accordo sul fatto che ci voglia una dottrina. Una volta si diceva, avrebbe detto, non c'è rivoluzione senza una teoria rivoluzionaria. Questo è il punto. Siccome io sono convinto, tra l'altro, che noi siamo dentro una rivoluzione, vediamoci bene, noi siamo già dentro una rivoluzione gigantesca, multilaterale e che procede a una velocità straordinaria. Quindi è una rivoluzione automatica delle cose. Si è messo in moto un processo che è molto più largo dei confini dell'Europa, che sta andando avanti ad alta velocità. Noi nel corso dei prossimi 10 anni sperimenteremo un'altra società, a prescindere dalle nostre scelte, a prescindere dalle nostre scelte. Sta avvenendo automaticamente perché sono accadute delle cose che prima non c'erano, per esempio la tecnologia. Quindi noi siamo in una rivoluzione, ma non abbiamo nessuna idea di dove stiamo andando. Non abbiamo una strategia che capisca dove siamo e che ci dica dove stiamo andando, sebbene viviamo in una società che, a differenza di tutte le società precedenti, è in grado di prevedere gran parte, non tutto, del suo futuro. Questa è la premessa. Rispondendo alla questione, a una questione specifica, io aggiungo che riguarda l'Europa. Aggiungo un altro concetto che mi pare importante, che riguarda la sovranità, che mi pare importante. Noi dobbiamo, io comincio a buttare giù l'idea di un'agenda per rispondere a quello che dicevi tu, cioè per fare questo bisogna mettere in piedi un'agenda. C'è un problema numero uno, c'è un problema numero due, e così via. Quando saremo riusciti a fare una agenda, non dalla soluzione dei problemi, ma dei problemi, perché a questo punto bisogna ricominciare tutta la discussione, giustamente, tu parli del 600, bisogna rimettere in piedi tutto questo discorso, ma senza un'agenda questo discorso non sarà possibile. Quindi l'agenda servirà a definire i punti da chiarire, troveremo la gente per chiarire questi punti se ce la facciamo e poi entreremo nella soluzione di questi problemi, ma questo è il punto principale. Quindi io metto il primo punto del discorso sulla sovranità, una parola che nessuno usa. Qui noi dobbiamo de-americanizzare l'Europa.
Il primo punto è questo, non si può parlare, questo io lo dico non in polemica con Becchi, ma in polemica con tutte le chiacchiere ignoranti sul sovranismo che sentiamo ripetere in continuazione. Ma come si può parlare di sovranismo se non si parla della NATO? La NATO ha deciso tutto di questi ultimi 40 anni. Anche io vi dirò un libro che non è ancora uscito, ma che uscirà tra poco, e che si intitola, già scritto, solo che devo trovare il tempo di pubblicarlo fisicamente, che si intitola «Chi ha costruito il muro di Berlino?». Punto interrogativo. Questo punto interrogativo è già fatto, ha sollevato un sacco di... Ho fatto un'intervista annunciando il libro, ho avuto 40.000 visualizzazioni, metà delle quali mi insultano. Come ti permetti di mettere l'interrogativo? Lo sappiamo chi ha costruito il muro di Berlino? Stalin, i comunisti, il sistema sovietico, eccetera, eccetera. E invece io dimostro nel libro che non è vero niente e che il muro di Berlino l'ha costruito l'Occidente. L'America l'ha costruito. La CIA è stata costruita con i nazisti dopo la fine della guerra mondiale, per esempio, chi lo sa? La NATO è stata costruita con i nazisti, l'esercito tedesco è stato costruito con i generali nazisti, chi le sa queste cose? Nessuno, bisogna ricordargliele. Quindi uno dei punti chiave è liberarci dalla dominazione degli Stati Uniti d'America. Non perché gli Stati Uniti d'America siano il nostro nemico, semplicemente perché sono diversi da noi, perché sono portatori di un'altra idea del mondo, che non è quella europea, che non è quella cristiana, per esempio, tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Quindi non si può parlare di, quando abbiamo 120 basi militari nel nostro paese, 120 basi militari che ci controllano, e che hanno già dimostrato nella storia del nostro paese di volerci impedire ogni svolta verso la democrazia, come hanno fatto durante gli anni di piombo, come hanno fatto con le brigate rosse, che si chiamavano rosse come io sono un elefante, che hanno fatto la loro azione uccidendo Aldo Moro. Questa era l'operazione. Se non capiamo questo, la sovranità di chi è? Boh, tutte chiacchiere, chiacchiere di gente che ha dimenticato la storia. Primo punto. Secondo punto, io credo che noi siamo, uno degli altri punti dell'agenda importante, è che noi siamo dentro tre crisi che sono senza precedenti, e quindi la discussione sul futuro dell'Europa bisogna farla tenendo conto di questo, secondo me. Una è la crisi della democrazia liberale, tutta intera. Non credo che ci sia bisogno di argomentare molto. Tutte le elezioni che si svolgono in questo momento, che si sono svolte negli ultimi anni, sono falsificate. Ma non c'è più niente di democratico in questo paese. Le elezioni sono costruite come un cerimoniale. Non so se ce ne siamo accorti. Ma l'ultima, anche questa elezione che ha prodotto questo governo, ma che elezione è? Ma qualcuno di voi ha guardato un po' come ha fatto la legge elettorale o le ultime leggi elettorali con cui si è votato? Sono leggi che hanno espropriato il popolo dalla possibilità di decidere. Sono leggi dove si sono decise dei partiti che sono stati decisi prima delle elezioni. Noi siamo andati a votare con l'illusione che facevamo la qualità, cioè facevamo la differenza, ma non è vero niente. Quindi, ma vale per l'Italia, vale per la Germania, vale per gli Stati Uniti d'America, vale per tutto il mondo occidentale. La democrazia fatta di elezioni senza i partiti, perché non ci sono più i partiti, si è trasformata in una telecrazia, chiamiamola così. Milioni di persone in Italia vengono formattate, la parola giusta è questa, formattate come il vostro computer, con i loro cervelli, sono predisposte, vanno dove gli dicono di andare. In una situazione in cui noi abbiamo Facebook, che oggi, non so quanti di voi lo sanno, ma oggi Facebook ha 2 miliardi e 200 milioni di utilizzatori. E Facebook esercita un potere decisivo sugli orientamenti delle grandi masse popolari dell'Occidente. E lo fa attraverso sistemi che oramai sono stati scoperti, li conosciamo. Facebook è in grado di orientare 2 miliardi e 200 milioni di persone.
Noi come Pandora abbiamo pubblicato l'intervista di uno dei vicepresidenti, di ex vicepresidenti di Facebook, il quale ha detto: per carità, quando mi sono accorto del mostro che abbiamo creato, sono fuggito, certo fuggito miliardario, ma è fuggito, e ha deciso che i suoi figli gli impedisce di prendere in mano un computer o un telefonino. Lui lo dice, l'abbiamo pubblicato l'intervista, lui sarà legge. Abbiamo costruito un mostro che ha distrutto l'equivalente, lui fa l'equivalente, una bomba atomica, ha cambiato la testa della gente. In questo io vado per grandi punti, poi ciascuno di voi si fa le riflessioni che ritiene opportune e dirà se considera le cose che dico fuori del mondo, ma io so che dico delle cose che sono tutte dentro il mondo. In queste condizioni, con Google che determina ciò che voi dovete guardare la mattina quando aprite il computer, determina, non è questione che uno possa, si alza la mattina e dice faccio la mia riflessione e la metto online, ma scherziamo davvero? Aprite Google la mattina, chi di voi lo fa, e vedrà che Google gli dà l'agenda del giorno. Google gli mette sotto il naso le notizie che vuole e lo fa in modo automatico, con un algoritmo, come si suol dire. Questo riguarda miliardi di persone, riguarda tutto l'Occidente, riguarda cioè il motore di questa crisi della quale noi siamo direttamente partecipi. Quindi quando io dico crisi della democrazia liberale, dico che tutti i presupposti della democrazia liberale nella quale noi viviamo sono ormai falsificati e trasformati in un cerimoniale senza contenuti. Primo punto. Quindi quando si discute del futuro democratico dell'Europa dobbiamo tenere conto di questo, perché noi siamo parte integrante di questo. Secondo, siamo di fronte alla crisi del neoliberismo in tutti i suoi sensi. Anche qui c'è bisogno, non voglio fare tanti esempi, ne faccio uno solo. Il neoliberismo sta producendo una vera e propria catastrofe sociale di dimensioni planetarie. Quello che sta succedendo sotto i nostri occhi lo vediamo tutti i giorni, anche se non ce lo dicono, sulle statistiche. La ricchezza del pianeta sta andando sempre più velocemente nelle mani di un gruppo ristrettissimo di popolazione, sempre più ristretto, le cifre sono diverse, 7 persone hanno il 50% di tutte le ricchezze del pianeta, oppure 68 persone hanno il 98%, ma siamo a questi livelli. Noi abbiamo creato, noi, tutti noi, quando dico noi dico l'Occidente, perché siamo stati il motore di questo processo, abbiamo costruito un altro mostro, che è quello che sta prendendo l'intera popolazione dei 7 miliardi e 300 milioni di persone del pianeta come un grande elastico e lo sta tendendo in modo ormai insostenibile, anche da noi, vale a livello planetario. Poi quando vieni in Italia scopri che negli ultimi 10 anni abbiamo 6 milioni di poveri. Poi ragazzi, ma si vede a occhio nudo, la ricchezza del paese viene ormai sempre più direttamente concentrata in poche mani. Poi c'è tutto il discorso del debito eccetera eccetera, ma non voglio entrare nel merito, sto dicendo che crisi è questa? Non si può reggere in una situazione del genere, non è possibile reggere, o meglio, è possibile reggere solo con una grande guerra. Perché quando l'elastico si tende, a un certo punto, come tutte le cose che hanno un limite, si rompe. Anche una trave una trave di acciaio, se la carichi troppo, a un certo punto si rompe. E noi siamo dentro una situazione come questa. Si tratta solo di vedere quanto tempo ci vuole, solo quanto tempo ci vuole, non se si romperà o meno. Questa è la mia valutazione. La terza cosa è la crisi dell'Occidente nel suo complesso. Questa questione è una questione complessa che non si può affrontare qui, ma noi siamo di fronte a un mutamento di valori profondo che si esprime con, se volete semplifico al massimo, ma mi colpisce questa cosa, che si esprime con la fine dei doveri. È la sostituzione dei doveri con i diritti. Non so se è chiaro cosa sto dicendo. Noi viviamo in una società dove la gran parte della gente pensa di avere solo dei diritti e scambia
i suoi desideri per diritti. Oggi stamattina mi hanno telefonato mentre ero sul treno e mi comunicano l'ultima decisione del governo tedesco. Sentite questa, è divertentissima, sarebbe da farci un saggio. Il governo tedesco stamattina ha comunicato che finanzierà la pornografia femminile. Sapete cos'è? Divertente, vero? Il governo tedesco tirerà fuori dei soldi per finanziare i film dove c'è la pornografia femminile, in quanto la pornografia attuale è solo maschile. Fa ridere? A me non mi fa ridere per niente, lo trovo una specie di riassunto impressionante, che è equivalente, se volete faccio un altro, che è equivalente alla discussione che c'è in merito, per esempio, ai diritti femminili o ai diritti degli omosessuali di avere un figlio attraverso un feto preso in affitto. Io che vengo da sinistra, che ho un'esperienza di sinistra, considero una cosa del genere una offesa intellettuale. Schiavizzare una persona per farsi fare un figlio. Ma vi rendete conto dove ci troviamo? Ci troviamo in una situazione come questa dove nei nostri dibattiti televisivi tutta l'intelligenza attuale che sta sugli schermi televisivi ci dice il contrario, non che è bene così, è giusto così, no? Bisogna dare i diritti sono i desideri. A proposito dell'eredità cristiana, quindi io non sono religioso naturalmente, non è che io penso che la famiglia sia sacra, cose di questo genere. Io sto pensando semplicemente agli elementi di degenerazione che appaiono nella nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione, l'educazione dei figli, il rispetto degli anziani, il valore della famiglia come luogo di formazione, tutte cose che stiamo dimenticando completamente sulla base di una ideologia che viene da dove? Da dove viene questa roba? Dall'Europa? No. Dall'Africa? No. Dagli Stati Uniti? Viene dall'America. È l'ideologia anglosassone del globalismo che vuole unificare tutto, in cui ogni identità viene perduta. Identità umana, identità sessuale, identità culturale, identità storica. Tutto abbandonato, non serve più, dobbiamo essere tutti mescolati, uguali. Io invito alla riflessione su questo, perché ritengo sia un grave, grave elemento strategico. Poi ci sono elementi oggettivi, ma c'è anche un progetto. Dietro a questo c'è anche un progetto di cambiarci, di modificarci. Siamo cioè soggetti da diverse parti a un tentativo di trasformazione intellettuale, in senso negativo, che sta procedendo ad alta velocità perché viene incoraggiato di nuovo da tutti i grandi sistemi di comunicazione di massa che stanno dominando i cervelli dell'Occidente e dove questi diventano elementi costanti dell'attività propagandistica e formatrice del progetto globalizzatore. Questo è il quadro così come lo vedo io. Quindi noi dovremmo ragionare. Adesso vengo al progetto e quindi mi una parola russa, un pochino mi viene da sollevare un problema. La storia del sovranismo, la storia della sovranità popolare è vero, quello che ha detto il professor Becchi è più o meno quello che sappiamo. Tuttavia, la domanda che io pongo è questa. Come mai i nostri padri costituzionali hanno messo l'articolo numero 1? Poi, la sovranità appartiene al popolo. Certo, invece poi dopo c'è giusto, secondo me, giusto, come dire, capoverso, che dice il quale la esercita nell'ambito della legge. Ma c'è scritto la sovranità appartiene al popolo. Da qualche parte deve essere venuta fuori questa espressione. Sappiamo da quale parte. L'Italia usciva da una lotta contro il nazismo,
in cui siamo stati liberati, tra virgolette, dalle forze americane, ma abbiamo partecipato, c'è stato un movimento di popolo. I costituzionalisti non erano tutti comunisti, come sappiamo, c'erano cattolici, c'erano diverse forze politiche, era un confluire di diversi, però tutti uscivano da un'esperienza straordinaria di popolo che aveva combattuto. Non ci sarebbe la Costituzione repubblicana in cui noi viviamo, per fortuna lo sottolineo tre volte, se non ci fosse stata questa partecipazione di popolo e questi legislatori che avevano un altissimo livello etico e politico, capirono che c'era un solo modo per interpretare ciò che era accaduto in senso democratico, assegnare al popolo la sovranità, e si collegarono con Rousseau, e si collegarono con la rivoluzione francese, e si collegarono in parte anche con la rivoluzione d'ottobre. Popolo dappertutto in quel momento, alla metà del secolo, con la sconfitta del nazismo, i popoli erano emersi, e emersero negli anni successivi, nei 50 anni successivi, per arrivare alla fine del secolo, i popoli hanno svolto un grande ruolo, altro che fine dei partiti. In quel momento i partiti erano un motore straordinario di formazione culturale, erano una scuola collettiva, non solo il Partito Comunista, attraverso il quale io sono passato e sono felice di essere passato attraverso quell'esperienza, ma tutti gli altri partiti, quello socialista faceva scuola, quello democristiano faceva scuola, il Partito d'Azione faceva scuola, erano tutte organizzazioni che elevavano la coscienza collettiva, in qualche misura fornivano alla gente le modalità, i binari del ragionamento. Quindi milioni di persone riuscivano ad agire in modo coordinato, collettivo, perché avevano avuto una scuola tutti insieme, capivano tutti lo stesso linguaggio. Era la democrazia, era la migliore democrazia che io abbia conosciuto, francamente, non ne conosco di meglio. Se mi guardo intorno, francamente non ne conosco di meglio, in un paese grande come l'Italia. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che il concetto di sovranità è un grande, grande concetto, straordinario, politico, non solo culturale, filosofico, politico. Scusate, ecco questi maledetti oggetti, distruzione di massa. Volevo solo aggiungere un'altra cosa a questo riguardo. Nel progetto che noi abbiamo scritto, tra l'altro il professor Becchi si ricorderà, che il mio progetto, il nostro progetto del laboratorio, ebbe una prima edizione quando ci vedemmo a Roma, ti ricorderai, ecco, una sera, in cui io gli rappresentavo, era un documento, l'avevamo fatto, eravamo una trentina di persone come me, più o meno, giornalisti, c'erano un po' di economisti, c'era il professor Bruno Amoroso, c'era gente in gamba. Abbiamo lavorato per un anno e poi io, con questo documento in mano che non sapevo che farmene, telefonai al professor Becchi, gli disse che in quel momento avevo un buon rapporto con il Movimento 5 Stelle, gli disse: visto che siamo alla vigilia dell'elezione, erano tre mesi prima, perché non glielo dai al Movimento 5 Stelle che non ha ancora un programma? Ti ricordi? Ci siamo visti in un ristorante di Roma, mi fa piacere ricordarlo adesso. E io gli consegnai questo documento e gli dissi: daglielo, visto che non hanno un programma, daglielo, magari si svegliano. Non avevano un programma, tre mesi dall'elezione il Movimento 5 Stelle non sapeva che cosa fare in Europa. Letteralmente, ma all'esito, confermerà il professor Becchi, l'esito fu che non furono interessati, mi risposero e lui mi riferì: non gli interessa, magari era sbagliato in parte, però a loro non interessò, andarono alle elezioni senza un programma, mettendo 8 punti in un calendario, disastro politico, disastro culturale. Dopodiché io mi sono rimesso a lavorare su quel discorso e ho proposto alla segreteria del laboratorio per l'alternativa di esaminare, e dico due cose riguardo. Io non ho nessuna idea, non è nella mia intenzione ritornare all'Europa di Maastricht e di Lisbona. Io sono stato parlamentare europeo, l'ho visto cosa significa il Trattato di Lisbona, ho visto come funziona l'Europa. Ho capito, dopo essere diventato io stesso deputato europeo, che questa Europa non poteva funzionare, e sono ritornato da questa esperienza con l'idea che invece i popoli devono contare in questo processo, perché in qualche misura
Se vogliamo ragionare, come giustamente ragiona il professor Becchi, dicendo che l'Europa è uno spazio, ma è uno spazio potente, sono 500 milioni di persone. Certo che parlano un sacco di lingue diverse, ma è ovvio che hanno storie diverse, ma è ovvio, non credo che sia un male, anzi al contrario, al Parlamento europeo trovavo molto piacevole e molto divertente che ci fossero 22 lingue. Di fatto c'erano 22 lingue, costava un sacco di soldi, perché ogni riunione significava 22, anzi 44 interpreti che dovevano tradurre in 44 lingue. Io le usavo, tra l'altro, ascoltando sul portoghese, così ho imparato un po' di portoghese, un po' di spagnolo. Non è questo il problema, noi siamo diversi, ma il problema sta nel fatto che questi popoli hanno radici comuni. Il problema sta nel popolo che... Nel fatto che abbiamo una storia comune, comunque, e che siamo diversi dagli altri, e che siamo una grande potenza culturale, storica, tecnologica, perché tra l'altro produciamo dei beni che sono concorrenziali su scala mondiale. Pensate solo alle Airbus, che compete con la Boeing, no? E quindi... abbiamo delle capacità. E abbiamo un'altra cosa importante, è che siamo i più vicini a un nostro interlocutore cruciale. Di nuovo torno alla politica estera. I giocatori di questa partita, che ha queste tre crisi, crisi della democrazia, crisi del neoliberismo, crisi dell'Occidente nel suo complesso, sono quattro. Stati Uniti, Cina, Russia, Europa. Aggiungo solo questo, poi finisco. Questa partita non è che si concluderà fra 50 anni, questa partita si conclude entro i prossimi 10-15 anni, se si conclude in pace, perché rimane aperto il punto interrogativo. Si può concludere in pace? No, non lo so, ma comunque non sarà una partita che diciamo le prossime generazioni discuteranno. No, la crisi va avanti troppo velocemente, tutti questi problemi che abbiamo ora elencato minacciano di esplodere, tutti stanno esplodendo sotto i nostri occhi, e quindi la domanda che dobbiamo porci è: chi è che gestisce questa crisi? A chi la lasciamo gestire? La lasciamo gestire agli Stati Uniti contro la Cina e la Russia? E l'Europa sparisce? Oppure riteniamo che ci sia ancora lo spazio? È un problema aperto, vediamoci, non ve lo do come risolto. Oppure riteniamo che c'è ancora uno spazio per i grandi paesi europei, e anche per i più piccoli, di dire: noi siamo autonomi, noi partecipiamo a questo dibattito così come siamo e partecipiamo alla soluzione o alla trasformazione del mondo attuale, che è monopolare, dominato dagli Stati Uniti d'America, a una visione multilaterale, plurale del mondo contemporaneo. Può l'Europa agire? Io ritengo che possa. Può l'Europa costituire un punto di riferimento per un dialogo con la Russia, almeno con la Russia? Io credo che possa. E quindi abbiamo bisogno di un'Europa. Certo che non può essere quella di prima. Certo che non può essere questa, perché questa Europa è il frutto di un colpo di Stato che è avvenuto intorno all'anno 2000 e ci ha dato uno Stato multinazionale che viola tutte le regole della sovranità popolare. Questo è quello che penso. E quindi il problema è: come si va a una svolta? E quindi io propongo una soluzione che è proprio nell'ordine della sovranità popolare. Chi può decidere quale Europa? Cioè, abbiamo un'alternativa: o non ci interessa l'Europa. Ma chiunque capisce che se non ci interessa l'Europa e se noi ci battiamo semplicemente per farla finire e ritornare ciascuno nel suo ambito, cosa che io ritengo una totale sciocchezza, se riteniamo così va bene, ciascuno la pensi come ritiene opportuno. Io ritengo che sia una scelta sbagliata. Noi dobbiamo muoverci per avere una Europa forte. Tra l'altro Putin, che non è uno sciocco, non vuole la fine dell'Europa, non la vuole lui stesso. Lui preferirebbe avere un interlocutore forte da portare nel dibattito internazionale. Quindi
c'è già un interlocutore molto importante che è la Russia, che è uno dei protagonisti perché è l'unica che ha in questo momento la forza strategica per contrastare gli Stati Uniti. E poi la seconda cosa che vediamo è il viaggio di Xi Jinping, così mi collego con la vita. Non so quanti, nessuno ha scritto questa cosa, ma Xi Jinping per la prima volta viene in Europa e parla con noi, guarda caso, la prima tappa la fa a Roma. E guardate che i cinesi non sono sciocchi, lui fa la prima tappa a Roma perché ha capito che l'Italia può essere un protagonista di questa operazione e che ha fatto incazzare tutti i filoamericani, come vi sarete accorti. Quindi tutto questo è chiaro. Poi è andato in Europa e ha detto io voglio parlare con l'Europa, cioè ci ha considerati con tutti i limiti di questa situazione come un interlocutore planetario. Questo dà, secondo me, aumenta la probabilità di poter contare. E quindi io dico, una nuova Costituzione è necessaria, perché io ho letto il tuo documento, va benissimo tutto, tutta l'analisi del sovranismo, ma a un certo punto dobbiamo, se vogliamo contare, dobbiamo porci il problema, ma come si cristallizza questa idea? Come la portiamo in Europa? Sia pure la Confederazione, mi va benissimo, non è questo il problema, ma dobbiamo comunque dargli una veste giuridica. Questa sovranità dei popoli, l'Europa delle nazioni e dei popoli, deve essere scritta sulla carta, non è scritta sulla carta. Lisbona non è questa cosa, Lisbona è il contrario di questa cosa, e hai ragione. Ma allora dobbiamo porci il problema, e io l'abbiamo scritto nel documento, noi abbiamo bisogno di una nuova Costituzione europea. E scriviamo nel documento dettagliatamente come si fa questa Costituzione. Prima di tutto fai eleggere il Parlamento, io l'ho proposto addirittura alla Lega e al Movimento 5 Stelle, gli ho proposto, perché non la prendete voi questa bandiera? Sarebbe stata una grande bandiera per questo governo, dire vogliamo fare le elezioni europee e parallelamente eleggere l'Assemblea europea costituente. 100 deputati, 200, vedete voi, eletti per questo, che discutono insieme una nuova Costituzione e una volta discusso un progetto di Costituzione lo portano davanti ai popoli europei, non davanti ai parlamenti, davanti ai popoli europei che lo devono decidere con un referendum popolare. Più di così, questa è sovranità. E poi ho anche scritto, abbiamo scritto nel documento, tutti quelli che non ci vogliono stare, una volta raggiunto l'accordo, possono decidere di uscire, inclusa l'Italia. Se il popolo italiano si trova di fronte a un documento che non gli piace, ha tutto il diritto di dire non mi piace, ma lo può fare anche l'Estonia, lo può fare anche la Francia. Quindi abbiamo una discussione al termine della quale con tutta probabilità la geografia politica europea sarà mutata, non sarà più quella di prima, ma sarà democratica, cioè sarà fondata sulla volontà dei popoli. Questo è il punto. Quindi concludo, io sono sovranista, sono per una Europa dei popoli, ma ritengo che per ottenere questo risultato noi dobbiamo arrivare a una nuova Costituzione europea che sancisca questo principio come un principio condiviso. Questo era quello che volevo dire. Grazie. Già che siamo in argomento, perché Giulietta ha toccato tanti punti, tutti molto importanti, noi ogni mese facciamo una conferenza online con il nostro laboratorio che si chiama il dopocena del laboratorio, domenica sera, e trattiamo ogni volta un argomento di una certa importanza. Queste conferenze sono aperte a chiunque, non solo agli iscritti del Terlab, quindi voi cominciate a informarvi anche sui nostri... Sul nostro sito, sul nostro blog alterlab.info, poi c'è la pagina Facebook, abbiamo la pagina Instagram, così che se volete potete lasciarci l'indirizzo mail, facciamo avere il link per accedere a Zoom, perché domani parleremo proprio di tematiche relative a questa degenerazione, di questa finta libertà che ci giunge dagli Stati Uniti, e parleremo anche dell'ibridazione uomo-macchina, quindi due pericoli molto, molto gravi. Ecco, volevo soltanto fare un'osservazione e per poi ricoinvolgere il professor Becchi. Appunto, vorremmo che noi come laboratorio suscitare un certo tipo di maturità nella discussione e provare a chiedere a chi ancora oggi legittimamente si ritiene di sinistra se tutti questi fenomeni che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, come ad esempio l'utero in affitto,
siano veramente fenomeni di libertà oppure di sfruttamento, perché a volte noi tendiamo anche a fare del revisionismo storico. Molti hanno dimenticato, per esempio, la senatrice, penso fosse la senatrice Merlin, autrice di quella famosa legge che chiuse le famose case chiuse. Non so, sarà semplice trascuratezza, però mi sembra di aver sentito parlare in termini di una senatrice democristiana, quasi a voler significare, vedete, il classico bigottismo della DC. No, era una senatrice, un esponente del Partito Socialista, e legittimamente pensava che nessuna donna potesse essere sfruttata, no, per il proprio corpo in cambio di denaro. Questo era proprio un tipo di atteggiamento che proveniva anche oltre che dai progressi del movimento operaio, anche dall'illuminismo, la dignità della mente e del corpo umano. E viceversa abbiamo personaggi come Mario Monti. Prima parlavamo di persone che saranno assessuate prima di un'identità sessuale e culturale storica. Mario Monti in TV, l'ho visto dire in TV, che non va bene che gli italiani debbano avere una casa di proprietà, perché con la casa di proprietà non si è pronti ad accettare un lavoro che magari è a 500, 1000 km di distanza. Cioè l'uomo deve diventare, il cittadino italiano, un apolide, è pronto a spostarsi, un migrante, un nomade anche all'interno del proprio paese. Quindi una completa perdita di riferimenti di qualsiasi tipo. Ecco, allora vorrei continuare con il professor Becchi, proprio incalzato su questo tema. Cosa ne pensa lui su queste tematiche cosiddette gender studies, e più in generale come si potrebbe arricchire di contenuti il sovranismo all'italiana? Ma guarda, c'è un capitolo intero sul mio libro su questo, a questo riguardo, che si può forse riprendere in questo modo, se vogliamo parlare alla sinistra, con una battuta che c'è nel libro, per cui mi hanno detto che il libro non si poteva divulgare anche per questa ragione. Siamo passati dalla società senza classi come ideale alla società senza cazzi, questo è il dato di fatto. Si potrebbe dire forse meglio senza sessi, però a me veniva meglio classi e cazzi, e quindi ho fatto la battuta, no? Perché in realtà questi movimenti che stanno nascendo mirano alla disgregazione del nucleo fondamentale della vita sociale, cioè di quella che Hegel chiamava la comunità etica naturale, che è la famiglia. Ora, io non ho niente contro la possibilità di sviluppo di nuovi tipi di famiglie, meglio di unioni civili, però io credo che il riferimento alla famiglia tradizionale, se vogliamo, appunto come l'unione tra un uomo e una donna, nella prospettiva di avere poi una famiglia con dei figli da poter educare, eccetera, debba rimanere, insomma, uno degli aspetti portanti della costruzione sociale, senza voler negare diritti. Però, attenzione, senza voler negare diritti a unioni civili, però tenendo presente che un conto sono i bisogni, in senso proprio marxiano, e un conto sono i desideri. Noi stiamo andando verso una società dove invece i bisogni non contano più, ma contano solo i desideri. Due maschi stanno insieme, ma desiderano comunque avere un figlio, e quindi bisogna dargli anche il figlio. Due donne stanno insieme e desiderano di avere un figlio, e bisogna darglielo. E se non si ci riesce con la fecondazione assistita, che ne so io, anche utilizzando un utero in affitto. Ecco, io credo che questi temi sarebbero dovuti essere al centro di quel convegno che c'è stato a Verona, e invece tutto è stato poi buttato su aborto sì, aborto no. Ma non è questo il problema di oggi. Oggi il problema è che con le tecniche di fecondazione assistite ormai possiamo creare la vita del tutto in maniera artificiale. Una volta che si sarà in grado di produrre lo sperma in maniera artificiale, non ci sarà proprio neanche più bisogno dell'uomo per la produzione. Quindi voglio dire, questo comporta una trasformazione completa, cioè le nuove tecnologie hanno sempre una doppia faccia, come scriveva Hans Jonas. La doppia faccia è che da un lato come non vuoi, una coppia che desidera avere un figlio e non ci riesce naturalmente, con la tecnica
di fecondazione assistita, possiamo cercare di aiutarla, è verissimo, però da lì si apre la china scivolosa. Beh, ma allora perché non questa? Ma allora se io posso fare la fecondazione assistita, perché non decidere di avere il maschio al posto della femmina, visto che c'ho già un maschio, potrei avere una femmina? Oppure, ma lo vorrei dotato di determinate caratteristiche specifiche, non lo so, che giochi bene al pallone o che studi Kant ed Hegel. Cioè, voglio dire, ve ne rendete conto, con queste tecnologie noi possiamo diventare padroni della natura umana, tanto all'inizio quanto alla fine della vita, perché guardate, non c'è soltanto il problema dell'inizio della vita, c'è tutto il problema della fine della vita. Noi abbiamo oggi la possibilità di differire tecnologicamente la morte quanto vogliamo. Non è che si muore, chi è che muore? Non si nasce più naturalmente, perché tutto è prodotto in maniera artificiale, e non si muore neanche più naturalmente, perché la decisione della morte viene presa dai medici in base a quando? A quando magari è necessario espiantare gli organi da un morto cerebrale. Quindi cioè, non c'è niente più di naturale né nella vita né nella morte. Io credo che questo chiami l'attenzione su un punto fondamentale: l'indisponibilità della natura umana. Cioè, qui non è un problema di essere cristiani o non cristiani, qui il problema è che se la natura umana diviene disponibile, noi possiamo trasformarla, modificarla come vogliamo, e alla fine avremo quello che ormai è diffuso nella letteratura filosofica, il transumanismo, che non sono i transessuali. Transumanismo significa la negazione, la specie umana è una specie che dovrà essere superata dall'evoluzione. Questo è quello che vogliono, no? E si comincia appunto con la negazione dei sessi. I sessi non esistono più e alla fine non esisterà neanche più l'uomo. Però, ripeto, questo è un aspetto particolare, però è un aspetto particolare a cui io, che non è poi tanto particolare, a cui io ho voluto dedicare un capitolo intero del libro intitolato Dal desiderio globalista al bisogno sovranista, perché il sovranista ragiona diversamente. Il sovranista vuole la soddisfazione immediata dei bisogni materiali. Cosa me ne faccio il problema di avere un figlio se poi non riesco ad educarlo, se poi non riesco a mandarlo all'università, se poi non riesco a trovargli un lavoro, se poi non riesco a farlo stare in Italia? Cosa me ne faccio io avere di 3 figli come ciò e una che lavora ormai da 4-5 anni in Germania perché non era possibile trovare un lavoro in Italia, e l'altro che non vede l'ora di finire gli studi in Italia perché immediatamente andrà di nuovo all'estero? Cioè, ma è questo il futuro che noi vogliamo creare per i nostri figli? Ah no, l'importante non è questo, l'importante è garantire a una coppia gay il fatto di avere un bambino. Ma che cazzo me ne frega a me? Cioè, non è questo il problema reale. I bisogni che sentono i cittadini italiani, che sente il popolo italiano, non sono questi, sono i desideri delle elite che sono stati programmati per cercare proprio di eliminare il tema dei bisogni e tutto trasformare in questa società desiderante che alla fine avrà come risultato finale il superamento dell'uomo, perché alla fine l'uomo non ci sarà più. Però io spero che sia diciamo una distopia, che non sia vista addirittura, come alcuni dicono, no, un'utopia, bene, eccetera. Però vorrei, e questo è un argomento che secondo me è estremamente importante, che viene spesso sottovalutato, perché? È perché solitamente poi si cerca di spostare il discorso su ma allora tu sei un cattolico tradizionalista, no, perché sei contro l'aborto, sei per la difesa della famiglia, sei contro... Ma no, io non sono contro niente, e il problema è dove andrà a finire questo sviluppo se continua nel modo in cui è stato formulato. Quindi l'utero in affitto poi è soltanto una cosa minima rispetto a quello che sarà realizzato, e che in America c'è già. In America gli spermatozoi li trovate, lo sperma lo trovate ormai in qualsiasi
in questo supermercato. Gli ovuli costano leggermente di più, lo si sa, bisogna andare un negozio di delicatezze, non è un grosso problema. L'utero in, è così, l'utero in affitto, ne trovate quanto ne volete in America, a secondo dei prezzi, eccetera, no? Se ve lo porta avanti una bella figa giovane, seppure una è più anziana, però insomma ormai è tutto, è un mercato completo e diffuso. E vogliamo importare questo mercato che esiste già chiaramente in America anche da noi? Ah, perché se non lo facciamo siamo dei reazionari, dei conservatori cattolici, tradizionalisti prima del Concilio Vaticano II? Beh, non lo so. Comunque, lasciamo perdere questa parentesi che meriterebbe, ripeto, un convegno apposito, se vogliamo una discussione apposita. Torniamo invece al cuore della discussione di oggi, sulle cose che ha detto Giulietto. Beh, è chiaro, sono d'accordo, il contesto multipolare è quello, Stati Uniti, Cina, Europa, Russia. Se noi torniamo semplicemente agli stati nazionali chiusi, come vogliono alcuni, siamo fottuti, ma non perché... c'è la Svizzera, vabbè, ho capito, c'è la Svizzera, ma non vuol dire niente. La Svizzera è sempre stato un paese indipendente, autonomo, eccetera eccetera, però insomma vogliamo che l'Europa possa svolgere un ruolo in questo contesto globale o no? A questo punto la risposta che mi pare su questo convergiamo sia io che la vostra associazione Giulietto è quella: sì, sarebbe il caso che l'Europa svolgesse un ruolo autonomo e indipendente e quindi di peso anche, ma per questo c'è bisogno di creare una Costituzione europea? Io dico, perché ripetere un errore che è già stato fatto nel passato? Ora, se non fosse già stata percorsa questa strada, uno potrebbe dire, ma non ci ha mai pensato nessuno, facciamola. Ma l'idea della Costituzione è già stata sostenuta e sono stati proprio i popoli che l'hanno bocciata. A questo punto perché invece non riformulare le idee che ci sono oggi e studiarle in un senso in cui l'Unione Europea diventa una confederazione e in questa confederazione il problema della politica estera diventa un problema che riguarda l'intera confederazione. E quindi allora, per quanto riguarda la politica estera, senza bisogno di fare nessuna Costituzione, si decide una politica estera comune dell'Europa. Questo è sulla base delle istituzioni che esistono oggi in Europa, è già possibile, non hai bisogno di una nuova Costituzione, tanto più che abbiamo un commissario europeo, vabbè, adesso c'è questa lì, una mezza lì che c'è adesso, che vabbè, ma non è detto che ci debba essere lei come commissario europeo per gli affari esteri. L'importante sarebbe avere una diversa Commissione europea, un diverso Consiglio europeo, se vogliamo, no? E quindi, ma il Consiglio europeo non possiamo modificarlo perché sono i capi di Stato e di Governo dei singoli paesi. Però se tu hai una diversa Commissione europea e hai la possibilità di mettere un diverso commissario, beh, questo commissario già oggi, sulla base di quello che già esiste, dovrebbe avere la possibilità di svolgere una politica estera comune. Per questo non hai bisogno di creare, diciamo così, una Costituzione, quindi stabilire un processo che, teniamo presente, è durato tantissimo questo processo che ha portato alla Costituzione, e quando poi è stata presentata i popoli, dove si poteva fare il referendum, l'hanno rifiutato. Allora a questo punto direi, perché non cercare di potenziare invece alcune strutture che già ci sono e in vista di una politica estera globale, quindi questo senza dover dar corso ad un nuovo processo costituente dell'Unione Europea. Io credo che questo potrebbe essere una strategia. Io credo che questo guarderebbe con favore Putin. Il problema semmai di Putin è che noi abbiamo ancora, nonostante per esempio in Italia ci siano due forze politiche che nel loro programma avevano scritto prima delle elezioni che l'embargo sarebbe stato tolto, almeno dall'Italia, contro la Russia, l'embargo continua a sussistere. Semmai sono questi i problemi reali.
perché l'embargo lo avrà potuto decidere l'Unione Europea, però poi i singoli stati, per esempio, su questa cosa potrebbero essere liberi di agire, soprattutto se alcune forze politiche nei loro programmi hanno dichiarato apertamente che questa cosa andava superata. Ora, è chiaro che non si potrà fare in questi mesi, ma io mi chiedo, dopo le nuove elezioni, probabilmente il Parlamento Europeo ha un potere estremamente limitato al momento, quindi non facciamoci illusioni, non ha il potere di iniziativa legislativa, ma ha solo il potere di fare le leggi, tra l'altro un potere che è condiviso con altre istituzioni, quindi non ha un potere completo. Però questo si potrà discutere in un nuovo Parlamento, se all'interno di questo Parlamento non dominerà più quell'accordo su cui si è retto fondamentalmente l'Europa sinora, cioè l'accordo tra i partiti popolari e i partiti socialisti. E quindi è questo, secondo me, queste elezioni europee hanno un particolare significato proprio perché potrebbero in qualche maniera, l'avanzata delle forze sovraniste in Europa potrebbero mettere, dico soltanto, un ingranaggio in questa ruota. Io non mi faccio molte illusioni, però sicuramente potrebbero essere un ingranaggio in questa ruota. Tant'è vero, la grande paura dei francesi e dei tedeschi su questo in particolare, e chiedetevi come mai nell'Europa questi due si fanno proprio prima delle elezioni il trattato di Aquisgrana. Si fanno il trattato di Aquisgrana perché? Perché hanno estremamente paura di quello che possa succedere nel Parlamento e quindi dicono: noi continueremo comunque ad avere il potere decisivo nel Consiglio europeo, che è quello dei capi di Stato e di Governo. E quindi a quel punto Macron e la Merkel, o chi verrà dopo di lei, è indifferente, continueranno ad avere questo potere. Ma è tutto in discussione, può essere al momento tutto in discussione. Ecco perché io sono veramente sorpreso del fatto che non ci si renda conto in Italia, sto parlando da parte dei partiti politici che ci sono oggi, di tutti direi, dell'importanza che queste elezioni europee hanno, perché potrebbero effettivamente rappresentare una svolta all'interno dell'Unione Europea. Però affinché questo si realizzi, affinché cioè i cittadini italiani e anche di altri paesi vadano a votare, tu dovresti presentare un programma politico su quello che tu vuoi veramente realizzare. Voi per esempio un programma politico ce l'avete, no? Ma quali sono attualmente i programmi politici dei partiti che sono presenti oggi in Parlamento? Beh, sappiamo che il programma del PD, non c'è bisogno del programma perché loro hanno detto il programma è il nuovo rinascimento di Macron. Quindi su quello non abbiamo problema, il PD ha il suo programma ed è quello di Macron. Si può discutere che vada bene o no, ma è quello, cioè la continuazione di quello, di come l'Europa è stata fatta sinora, senza grossi cambiamenti, sulla base dell'asse franco-tedesco. Forza Italia si metterà semplicemente dietro, come ha dichiarato, fondamentalmente alle scelte del Partito Popolare Europeo, che sappiamo è dominato in larga parte dalla CDU, e quindi insomma c'ha un programma, ma che è un programma molto orientato a quello del Partito Popolare Europeo. Il Movimento 5 Stelle? E tu dicevi del 2014, almeno aveva 8 punti chiari, trasparenti, referendum sull'euro e tante altre cose. Avete un programma organico del Movimento 5 Stelle? No, ogni tanto sul blog delle stelle appare: ci occuperemo dell'Europa dei popoli, oppure il Parlamento a 3 sedi ne faremo una sola, ma non è un programma. Cioè ogni tanto c'è uno che la mattina si sveglia e dice: cosa possiamo scrivere oggi sul blog? Ma scrivi un po' quella cosa lì, no? Ma non è un programma vero e proprio, no? Perlomeno io non l'ho trovato sul blog delle stelle. Un programma organico, sto parlando, si trovano qua e là
punto. La Lega, e adesso arrivavo lì, la Lega non ha alcun programma, perché se tu mi dici noi vogliamo l'Europa del buon senso, ma che cazzo vuol dire? L'Europa del buon senso? Ma c'è il buon senso? No, perché voglio dire, quelli che invece vogliono un'altra Europa, vogliono l'Europa insensata. Non ho capito, cioè, cosa vuol dire Europa del buon senso? Cioè vuol dire vogliamo un'Europa che vada bene a tutti, che sia sensata, ma cioè, cosa vuol dire sensata? Cioè, non mi vuol dire niente Europa del buon senso. Si sono incontrati a Milano, tutti hanno detto partirà il programma e via discorrendo, poi si sono incontrati con Alternative für Deutschland, che è servito soprattutto a dire che lui non è un nazista, la cosa ci fa anche tutto sommato piacere, ha detto anche che non è antisemita e la cosa ci ha fatto ancora più piacere, ma cosa facciamo? Cioè, non ho capito, noi creiamo adesso il programma della trasformazione sul fatto che esista l'olocausto, non esista, no, non capisco. Eh no, perché non vuol dire un cazzo, scusate, ma cioè, voglio dire, capisco che è un argomento importantissimo, eccetera, ma cosa c'entra adesso con le elezioni europee se sono nazisti o se c'è l'olocausto? Non riesco a capire. Non riesco materialmente a capire. La Marine Le Pen no, perché lì era soltanto indicato che sarebbe stato Salvini. Sì, vabbè, d'accordo. Lei non poteva perché fa. Ma questo cazzo di programma dov'è? No? Se non altro, semplicemente come può fare un intellettuale, quindi insomma con i mezzi che ha, senza grande. Un manifesto l'ho scritto. Una carta dei diritti dei popoli europei l'ho scritta, no? No, il problema è questo. A sinistra si legge Repubblica, queste categorie non mi piacciono, lo dico adesso. A sinistra si legge Repubblica, a destra non si legge un cazzo. E vabbè, ma d'accordo, ho capito, non leggete un cazzo, ma che programma presentare? L'idea è questa, ma perché devo presentare un programma se tanto vinco lo stesso? Questa però è un'idea geniale. È un'idea geniale, quella di dire, ma l'onda è lunga, ma che cazzo me lo devo menare io adesso per fare un programma? Gli altri hanno presentato delle cazzate e io non presento niente, forse anche meglio, in fin dei conti, no? E quindi non presento nessun programma. Ma io mi chiedo, l'onda lunga, ritorniamo lì, l'onda lunga, poi a un certo punto comincia, se tu non alimenti questa l'onda e non la puoi alimentare, torniamo al discorso di prima, con la cultura, con i programmi, con le visioni, con quello che vuoi, alla fine l'onda finisce così e tutto quel grande consenso popolare che avevi e piano piano viene meno. Cioè, non è che puoi pensare di vincere le elezioni europee dicendo porti chiusi, quando tanto lo vediamo tutti, i porti sono comunque aperti, ma comunque la percezione è che siano chiusi, va bene, per gli italiani sono chiusi anche se sono aperti, mi va benissimo. Ma tu cosa puoi pensare di arrivare alle elezioni europee con la politica dei migranti in Italia? Mi sembra una cosa, sì, ho capito, è importante, poi potrai dire che la politica migratoria dovrà diventare di interesse europeo come non è stato adesso, come non è stato finora, e va bene, però è tutto lì? Cioè, io non capisco dove, quale sia, non vedo una visione, ma devo dire da nessuna parte, e questo perché è mancata quell'elaborazione che insomma c'era anche, diciamo così, fino a poco tempo fa. Cioè, la Lega per esempio aveva una sua elaborazione, non neghiamolo, sono 30-40 anni che esiste questo partito, dietro Bossi c'era un'intera scuola, la scuola di Milano e Gianfranco Miglio. Cioè, uno che aveva due palle grosse come una casa, ecco, quella era la Lega. Berlusconi aveva dietro 10 professori, tra l'altro quasi tutti di sinistra, Colletti, allievo di Della Volpe, eccetera, no? Se li era presi tutti, erano tutti di sinistra, qui di Genova Giorgio Rebuffa, se li era presi tutti, 10, ma adesso voglio dire, io non è che voglio dire è importante avere i professori, no, me ne frega niente dei professori o meno, ma l'elaborazione concettuale di questi diversi partiti, del Movimento 5 Stelle e della Lega, eccetera. Chi la fa l'elaborazione concettuale del Movimento 5 Stelle? Non mi dite che la fa Di Maio l'elaborazione concettuale, eh?
cioè, o Di Battista, dov'è l'elaborazione concettuale, teorica? È lo stesso effettivamente, perché voi dite, ti critichi il Movimento 5 Stelle, ma no, lo stesso lo posso dire anche per la Lega, non riesco a vedere un'elaborazione complessiva nuova, cioè sicuramente Salvini ha avuto un'idea geniale, trasformare una Lega regionale, autonomista, indipendentista, al limite addirittura secessionista, in un movimento nazionale, però una trasformazione di questa portata e aveva bisogno poi di un sostrato culturale, di un cambiamento, cioè dovevi far capire su quali elementi la Lega è veramente cambiata, come è cambiata e qual è il suo nuovo programma. Io non vedo un'elaborazione di questa natura, secondo me questo sarà il grosso rischio per le elezioni europee, per cui ci sarebbe una grandissima possibilità di ottenere un risultato strepitoso, di mettere in discussione questa alleanza franco-tedesca, o se vogliamo dei partiti socialisti, dei partiti popolari, no? Che c'è sempre stata in Europa, però senza un programma io credo che questo sarà molto, molto difficile da realizzare. Tenete presente una cosa, così concludo, poi spero di lasciare lo spazio anche a voi, no? Tenete una cosa, mente una cosa, il Movimento 5 Stelle ha perso le elezioni del 2014, quando tutti lo davano pari a pari con Renzi, vi ricordate? Sono pari a pari, chissà se vincerà uno e l'altro, il Movimento 5 Stelle 20%, Renzi il 40%. Vi siete mai domandati perché? Scusa, se tu concludi la campagna elettorale, sicuramente con una persona malata che insomma aveva sicuramente dei grossi problemi, e concludi la campagna elettorale dove avevi pochissimi punti, ma neanche quella sull'euro, perché lì era soltanto referendum, no uscita ma solo referendum, e dici che il tuo modello ideale di ispirazione fondamentale è Enrico Berlinguer, e beh, la gente ha detto allora non voto Movimento 5 Stelle, a questo punto voto PD. Perché se Berlinguer faceva parte ancora di quell'altra tradizione, ve lo ricordate, no? Quel famoso discorso che è stato ancora ripreso recentemente in ricordo della morte di Gian Roberto Casaleggio. Quindi un errore strategico fondamentale che ha portato al fatto che il Movimento 5 Stelle non ha avuto il successo sperato. La Lega invece, l'ascesa della Lega, andate a vedere, la Lega ormai era data per finita. Si diceva che quell'esperienza era finita, con Bossi tutti i casini, cerchi magici, soldi, tutto quello che volete, eccetera, era totalmente impicchiata, ha cominciato a salire soltanto dalle europee. Come? Con un'unica parola, usciamo dall'euro. Con quella parola lì la Lega, che era morta, è risorta. E da lì ha cominciato un processo che l'ha portato ai risultati straordinari che ci sono oggi, dal punto di vista di successo. Ora, se non hai un programma per le europee, ripeto, otterrai un risultato sicuramente buono sull'onda, ma non sarà quel risultato eccezionale che molti si attendono. Il Movimento 5 Stelle è lo stesso, si barcamenerà su quei determinati livelli, e allora il rischio che effettivamente cambi ben poco, quando invece questa occasione, questa era un'occasione da non perdere. Stanno perdendo, a mio avviso, ma c'è tempo, io mi posso tranquillamente sbagliare perché siamo soltanto ad aprile, però ormai tra un mese si vota, dato di fatto che a mio avviso, presi da polemiche interne, presi da polemiche sul governo nazionale, eccetera, stiano perdendo entrambi una occasione storica.